Grande entusiasmo al Pala Catania, è stata una partita davvero emozionante e ricca di tensione. Riesce a spuntarla la Rainbow che batte la Viola Reggio Calabria per un punteggio di 68-44, qualificandosi così alla fase nazionale dei playoff promozione. Grande gioco per la Rainbow durante l'ultimo parziale, una grande prestazione per la Rainbow soprattutto nell'ultimo quarto. Adesso guardiamo insieme le immagini più emozionanti della gara. Le sensazioni sono incredibili perché l'anno scorso ci abbiamo provato e sia con la Rainbow che con la Lazio abbiamo provato a passare questa fase e nessuno delle due catanesi ci era riuscito e quindi è un traguardo che Ferlito si mette nel suo palmarès. Sono contenta che gli ho dato una mano e ringrazio il presidente Ferlito che crede ancora in questo sport che ha bisogno, ragazzi, di sostentamento e soprattutto di sponsor in questo momento, perché ora dovremmo andare a fare delle trasferte un po' lunghe e ci servono soldi, è questo, ora si pensa a questo, però la sensazione che abbiamo vinto è grandiosa e poi due partite secche, quindi non siamo andati alla terza, bellissimo. Guarda, la partita era molto più difficile di quella dell'andata, anche perché fino a ieri avevamo due ragazze con 38 di febbre, Ferlito stava malissimo, ha vomitato poco prima di venire all'allenamento, alla partita. Però questa è la dimostrazione, quando c'è la testa c'è tutto. Io in questo momento voglio ringraziare particolarmente l'enorme contributo a livello di esperienza e a livello tecnico di Santino Coppa, che chiaramente averlo accanto è una grande risorsa. Poter lavorare con lui, preparare le partite con la dovizia dei particolari come fa lui, io l'ho fatto per tanti anni quando gli ho fatto assistente ed è sempre emozionante ed è sempre stimolante, quindi in questo momento il mio ringraziamento particolare va proprio a Santino. Ah, certamente un ottimo risultato questa sera che la squadra del presidente Ferlito ha raggiunto. Per il secondo anno consecutivo rappresenta la Rainbow di Catania, parteciperà agli spareggi per accedere alla seconda serie, alla 2. E sicuramente saranno delle partite importanti che la squadra di coach Di Piazza affronterà al meglio, sperando di dare alla città di Catania e alla Sicilia un'altra squadra in Serie A.